succede che è in corso un lavoro straordinario di riqualificazione, di riorganizzazione, di rilancio della sanità. Ed io mi vado convincendo che siamo di fronte, mi pare del tutto evidente, ad una campagna che tende a ostacolare il rinnovamento della sanità campana. Allora, abbiamo registrato, e non è la prima volta, episodi di vera e propria aggressione mediatica costruiti sul nulla. Sul nulla. Trovo clamoroso e vergognoso quello che è successo ieri in relazione all'ospedale Cardarelli. Un atto criminale dal punto di vista della falsa informazione. Quando si trasmette l'idea che c'è un cadavere che sta lì abbandonato davanti a un bagno. Beh, questo è un atto davvero di totale irresponsabilità a cui abbiamo cominciato a reagire, querelando per diffamazione chi ha diffuso quella notizia. E ho trovato scandaloso che Rai News, cioè un canale nazionale, abbia trasmesso come notizie che strisciavano, diciamo, sul video, una notizia falsa. È incredibile, è sconcertante, è indegno di un paese civile. Cioè, voi avete appreso dalla relazione dei NAS del direttore sanitario, del direttore generale, che la notizia è falsa. Bene, gli organi nazionali, anziché comunicare la verità, cioè la verità era questa, trasmessa una notizia falsa e diffamatoria, trasmettevano questo titolo: trovato un cadavere nel bagno. E subito dopo, però, i NAS e la direzione hanno certificato che è una notizia falsa. Ma vi pare un modo di fare informazione questo? Allora, davvero c'è da registrare molto nel nostro paese. Per quello che ci riguarda, non tollereremo più una virgola di campagne diffamatorie. Quando ci sono i problemi, li affrontiamo con la spada, come sapete. Ma nessuna diffamazione più, perché è del tutto evidente che queste cose vengono fuori perché ci sono aree di potere che hanno interesse a tenere la situazione così com'è e saranno spazzate via queste aree di potere a tutela dei cittadini e, mi consenta di dirlo, anche a tutela delle centinaia di medici ed infermieri che in particolare al Cardarelli hanno fatto e stanno facendo un lavoro eccezionale. Il Cardarelli è oggi probabilmente il migliore ospedale d'Italia, il migliore ospedale d'Italia, ed è indegno trasmettere quelle notizie. Paolo della Lucania. Avevamo una persona anziana, arteriosclerotica, che voleva essere per forza operata per una frattura al femore. Avevano fatto l'indagine, la frattura al femore non c'era, quindi cercavano di portarlo fuori. Si butta per terra, comincia ad andare in escandescenze. L'infermiere cerca con molta pazienza di riprenderlo, di riportarlo in camera. Bene, vanno a fotografare nel momento in cui questo si butta a terra. Ma si può essere così irresponsabili da trasmettere quella come immagine della sanità ordinaria? È chiaro che parliamo di un mondo nel quale episodi ce ne sono a migliaia.